Ciao ragazzi, bentornati a RAM Recording Studio. Oggi volevo parlarvi di un plugin davvero fico che sto imparando ad utilizzare da un po' di tempo a questa parte e si tratta del VSM3 della Vertigo di casa Brainworks. Io lo utilizzo con Universal Audio e direi che andiamo a vedere subito di che cosa si tratta. Allora, io per l'occasione ho aperto questa sessione dove volevo sfruttarlo principalmente sulle chitarre. Allora, andiamo a sentire un po' cosa abbiamo. Ok, allora all'interno delle tracce ovviamente non c'è nulla, io le ho suddivise in gruppi e vanno tutte quante all'interno di questo stereo bus nominato Guitar Main Group, che ovviamente poi va nello stereo out. Allora andiamo a vedere, magari partendo dall'intro, inseriamo il nostro plugin. Ok, e vediamo di cosa si tratta. Allora, come vedete, abbiamo una sezione di input, quindi possiamo decidere quanto materiale far entrare all'interno del nostro processore. Dopodiché abbiamo queste due sezioni che sono appunto le seconde armoniche, quindi possiamo decidere di andare a saturare le seconde armoniche oppure le terze armoniche, quindi un suono magari un po' più caldo e un po' più aspro. Ovviamente l'utilizzo di questo plugin è fighissimo sia nelle tracce singole che nello stereo bus, pure utilizzato anche in master. Allora, vediamo che ha questo primo potenziometro che indica il livello di drive, quindi quanto vogliamo saturare le nostre seconde armoniche. Il livello, che di default parte al 50%, questo potenziometro invece va a mettere praticamente un high cut all'interno della saturazione, quindi la rende molto meno incisiva. Poi c'è questo che praticamente è uno switch che ci permette di avere una saturazione un po' più morbida oppure un po' più aggressiva, e ovviamente possiamo decidere di far lavorare la nostra sezione di distorsione in modalità left right oppure solo ed esclusivamente sul side o solamente nel mid. Ovviamente la stessa cosa vale anche per questa sezione che va a distorgere le terze armoniche. Questi due pomelli, cioè il TDH mix, sostanzialmente è quello che va a pilotare poi solo nella sezione parallela, quindi non seriale, ma la miscela tra seconde e terze armoniche. Ovviamente se questo parametro è a zero, ok, questo potenziometro non va a comandare nulla, come non va a comandare nulla anche se utilizziamo la macchina in modalità seriale. Quindi dovremo agire singolarmente sulle due sezioni. Dopodiché abbiamo i parametri di ascolto, quindi di monitoraggio. Possiamo sentire cosa accade solo nel mid o solo nel side, oppure possiamo andare a sentire in particolare
la tipologia di distorsione, come sta agendo nella nostra traccia, quindi le armoniche di terza e le armoniche pari di seconda. Ovviamente poi abbiamo il nostro output, che anche qui ci fa decidere quanto processamento far uscire nello stereo out. Questo parametro è molto importante e ci dà la possibilità di far funzionare le nostre varie sezioni in modalità track su tutta la nostra banda, quindi va dai 10 Hz fino ai 20.000 kHz. Dopodiché abbiamo la sezione full, che ci permette di andare dai 120 ai 20.000 kHz. Invece in modalità high possiamo andare dai 4.000 ai 20.000. Nella sezione medio-alti possiamo andare dagli 800 ai 4.000. Dopodiché abbiamo nel mid dai 120 ai 1500 kHz e invece, se vogliamo lavorare solo ed esclusivamente nelle frequenze basse, questo parametro ci permette di lavorare dai 10 ai 120 Hz, magari se vogliamo enfatizzare delle casse o comunque diciamo che questo plugin è molto bello anche perché si può utilizzare veramente in maniera molto creativa, oltre che per aiutare nel mix. Allora, si dà per scontato che le nostre tracce siano state comunque registrate bene, quindi abbiamo già un buon punto di partenza. In tal caso, a volte, almeno per gusto mio, si può anche evitare di andare ad utilizzare equalizzatori, perché comunque andando ad enfatizzare determinate frequenze, quindi determinate armoniche, possiamo evitare appunto di utilizzare equalizzatori o compressori. Allora, sentiamo con tutti i canali aperti. Come già dà molto valore alla traccia, e io direi che magari aggiungiamo anche velocemente un effettino a questa traccia, perché è un riverbero. Diciamo che magari in questa sezione vorrei avere un suono che si amalgama un po' di più con il resto degli strumenti, quindi magari un po' meno aspro, no? Andiamo a sentire.
quindi andiamo ad inserire un altro vertigo. Allora, mettiamo in play. Le ho rese un po' più profonde, ho cercato di diciamo amalgamarle un po' di più con il basso, non mi interessava che fossero estremamente aspre e presenti. Allora, magari spostiamoci invece verso questa sezione. Ok, proviamo a vedere se riusciamo ad utilizzarlo in maniera ancora più creativa. Ok. Sentite come si apre nel panorama stereo, ok, in modalità side, quindi aperto moltissimo nelle alte frequenze. Qua gli abbiamo dato una bella sferzata di vita a questa sezione. Io direi che andiamo a vedere la parte dello special. Inseriamo anche qui il nostro vertigo. Ovviamente quello che stiamo facendo è a scopo dimostrativo, diciamo che all'interno di una sessione difficilmente mi verrebbe in mente di inserire un vertigo per ogni processamento,
qui lo stiamo facendo anche per vedere magari le varie soluzioni alternative. Una cosa magari più utile sarebbe inserirlo all'interno di tutto il nostro stereo bus di chitarre e cercare di trovare una soluzione che possa andare bene magari per tutte le nostre chitarre, anche perché qui stiamo proprio giocando magari su delle piccole sfumature, però diciamo che magari per chi ha la possibilità di avere a disposizione un bel po' di CPU può essere interessante anche ragionare in questa tipologia di ottica. Allora andiamo a sentire qui. È venuto su un po' più quelle frequenze, diciamo, medio-alte, un po' più nasali, che sono, diciamo, un po' più caratteristiche effettivamente, come vedete qui, di un Fender Twin, ok? Nelle varie sezioni queste chitarre sono state registrate con un Kemper, ok? Sono tutte profilazioni di amplificatori che io solitamente utilizzo e che ho profilato, come appunto la Diesel o il Fender Twin. Come sentite, appunto, sono venute fuori le caratteristiche un po' di più del Fender Twin piuttosto che della Diesel. Ok, andiamo a sentire di nuovo insieme. Ok, veramente molto 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 figo. Allora andiamo a vedere invece questa sezione, che magari è quella un po' più particolare, perché c'è questa parte di assolo che potrebbe essere già un po' fastidiosa. Quindi, anzi, inseriamolo direttamente qui, prima del delay. Ok. Thank you.
Ok. Bene ragazzi, avete visto un metodo, diciamo, magari per poter utilizzare in maniera creativa e soprattutto spero che abbiate potuto apprezzare le potenzialità di questo plugin. Ovviamente ve le ho fatte sentire sulle chitarre, ma in realtà è davvero fico ovunque, cioè basso, batteria, si può veramente impiegare ovunque. Se avete la possibilità, provatelo gratis, 30 giorni, mi sembra che Plugin Alliance dia la possibilità di provare i plugin, oppure gli utilizzatori di Universal Audio possono comunque avere il trial anche lì di 30 giorni. Quindi spero che possa essere stato utile, che vi sia piaciuto. Se è così, vi invito ad iscrivervi al canale e a seguirmi. Se avete dubbi, domande, consigli, non esitate. Ci vediamo alla prossima. Ciao!